Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è dedicato a tutti voi che siete come me appassionati di tecnologia, soprattutto di smartwatch, perché oggi parleremo ancora di un prodotto che mi è arrivato e che tra l'altro poco tempo fa con Alessandro vi avevamo anticipato a proposito di quella tipologia di smartwatch con le gesture che più o meno dovrebbero imitare le funzioni di un Apple Watch Ultra. Oggi parleremo di lui, di questo Watch 9 Pro, esattamente il W29 Pro. Vi anticipo soltanto che si tratta di uno smartwatch veramente bellissimo, ciononostante deve ancora maturare su certe funzionalità. Ma vi racconterò tutto in questa video recensione, ed ora sigla! Ed eccolo qui, senza indugio, prendiamo in mano questa scatola bella lunga, che già ci descrive l'oggetto che andremo a recensire. Watch 9 Pro. In realtà, dando un'occhiata qui alla nostra confezione, cerco di farvi vedere questa etichetta se la messa a fuoco non va a farsi benedire. Trattasi del W29 Pro colore black. Qua dovremo avere un codice QR che già ci fa capire che probabilmente avremo anche un'app da scaricare dallo smartphone. Ma comunque, noi adesso facciamo che aprire la nostra confezione, rimuoviamo questa plastichina, cerchiamo di non fare danni e magari di non farmi male io stesso. Ecco qua, andiamo ad aprire la nostra confezione, la classica scatola di questi smartwatch in stile Apple Watch. Vediamo se riesco ad aprirla. Il problema è che io ho le dita scivolose, faccio sicuramente un po' fatica. Ecco qua. Molto bene, allora, dunque vediamo che cosa abbiamo in confezione. Una piccola estremenzita guida di istruzioni scritta ovviamente in cinese, lingua che io comprendo e capisco perfettamente, e in inglese, ma vi posso assicurare che queste guide di solito nessuno le guarda perché questi smartwatch alla fine sono semplici da utilizzare, quindi non stiamo neanche lì a perdere tempo. Cosa abbiamo nella confezione? Un cinturino. Non è il classico cinturino come quelli che vi ho fatto finora vedere negli smartwatch. Lo agganceremo allo smartwatch e proveremo ad indossarlo. Abbiamo qua il nostro caricatore wireless con connessione USB tipo A. Vediamo cosa abbiamo qua. Oh, molto bene. Dovremmo avere, se non vado errato, qualcosa che a me piace molto. Un guscio protettivo, diciamo semirigido, che serve per proteggere lo smartwatch da eventuali graffi e urti sulla scocca metallica. Allora, questo lo possiamo anche rimettere momentaneamente qui dentro. Lasciamo da parte questi accessori. Facciamo che estrarre il nostro smartwatch. Ed ecco qua il nostro smartwatch. Devo dire che mi ricorda molto il W9 Pro. E questo è uno smartwatch non da 49 mm, ma da 47 mm. Adesso rimuoviamo qua la plastichina protettiva, abbastanza ben fatta. Via questo. Abbiamo qua una pellicola preapplicata che io adesso rimuovo perché fa veramente schifo. Struttura è classica, beh, questo è un colore che devo dire la verità, a me piace molto questo grigio scuro. Qui abbiamo lo speaker, abbiamo qua la nostra ghiera rotante con annesso pulsante e il pulsante inferiore. E da qui ovviamente si aggancia il cinturino. E qui abbiamo i nostri sensori biometrici, vediamo se qua c'è una plastichina, sì c'è, la rimuoviamo. Vi dico il materiale al tocco, ora, tralasciando che ho le dita scivolose, è molto bello. Abbiamo uno schermo praticamente curvo, elegante, veramente elegante. E in questo caso devo dire che è decisamente più bello. Il retro sa di, sembra quasi un materiale vetroso o comunque ceramico, qualcosa che comunque non mi sembra plastica. E lo possiamo ammirare in tutta la sua, comunque, devo dire, bellezza. È uno smartwatch comunque molto bello. Vogliamo provare a agganciare il nostro cinturino? Allora, questo è a posto. Adesso inseriamo anche l'altra parte del cinturino. Oh, ce l'abbiamo fatta. Bene, a questo punto non ci resta che
accenderlo, ma guardate che comunque devo dire che questo W29 Pro, visto così, è veramente molto molto bello. Accendiamo. Ecco qui, lo smartwatch si sta accendendo e la prima cosa che ci chiede è la lingua. Abbiamo l'italiano, molto bene. E la prima cosa che voglio fare è verificare se abbiamo un display AMOLED. Allora, ve lo metto a confronto, non so se lo notate, ma il Nothing Watch, lo sfondo nero è effettivamente proprio nero, mentre invece su questo W29 Pro sembra che il display non sia del tutto nero, ok? Quindi mi viene un po' il dubbio che si tratti di un display IPS. Comunque, in ogni caso è un display, è fatto bene comunque, dai. Non voglio comunque disdegnarlo. Diciamo, chiarito più o meno il problema del display che sembra un IPS anche se vuole dare l'idea di essere un AMOLED, facciamo che passare ad approfondire un pochino questo smartwatch. Muovendo dall'alto verso il basso abbiamo accesso alle notifiche. Muovendo dal basso verso l'alto abbiamo il gestore delle app aperte e che sono rimaste. Noi facciamo che, muovendo da sinistra verso destra, abbiamo la classica mini schermata generale che ci fa vedere l'orario e alcune app aperte, meteo, attività sportive e quant'altro. Dalla destra alla sinistra possiamo avere accesso a quelle che sono le attività sportive, la frequenza cardiaca, il centro attività fisiche, musica, l'app dedicata alla musica, le meteo e poi qua, se vogliamo, possiamo aggiungere qualche ulteriore app. Ecco, vedete, ho aggiunto la calcolatrice e anche il rilevatore del sonno. E cliccando sul pulsante sotto abbiamo accesso a quelle che sono un po' le impostazioni generali. Trova il telefono, questa è la connessione Bluetooth, che adesso ovviamente è disattivata. La batteria, quindi qua mi dà la percentuale, se clicco posso attivare la modalità di risparmio. Non disturbare. Questo è molto interessante, vedete questa forma a goccia? Se io adesso lo clicco, servirebbe in teoria per espellere eventuali infiltrazioni di acqua, casomai lo smartwatch dovesse bagnarsi, non voglio dire proprio per immersione totale, ma comunque nel caso che lo smartwatch dovesse bagnarsi. Qui abbiamo le informazioni relative al nostro smartwatch, guardate un po', nome dispositivo Watch 9, qui abbiamo la versione del firmware, vedremo se si può aggiornare, e la versione dell'interfaccia è la U4A 2.3. Poi abbiamo detto luminosità, solleva con il polso. Questa è una cosa molto interessante che in uno smartwatch io non avevo visto prima, che sarebbe l'equivalente della cosiddetta Dynamic Island. Eccolo qua, guardate un po'. Non so quanto sia utile una Dynamic Island su questi smartwatch, però visto che c'è, ne vedremo, diciamo, l'utilità. Poi qui possiamo decidere per quanti secondi il nostro display potrà rimanere acceso. Lasciamolo a 10 secondi. Questo credo che dovrebbe corrispondere, vediamo un po' se come penso io. Sì, ecco, sarebbe l'always on. Togliamo questo always on e qui adesso possiamo scegliere lo stile di visualizzazioni. Vedete, questo è il classico stile Apple Watch. Questo credo che sia una delle mie preferite, perché essendo ad elenco è più facile da capire e da gestire. Vediamo un po' gli altri stili. Questo è il classico stile a quadrato, posso ingrandirlo un po'. Abbiamo quest'altro stile qua che è a rotella e abbiamo quest'altro stile qua che, bah, non saprei come definirlo. E infine abbiamo lo stile 6. Questo qua è proprio il vero stile Apple Watch. Poi abbiamo ancora, ecco, abbiamo la torcia. Poi abbiamo qua le impostazioni e qui abbiamo l'NFC. Però vedete, questo NFC non ha a che vedere con i pagamenti, ma con l'apertura di porte. Io direi di provare ad aggiungere anche le altre. Abbiamo anche la sveglia, abbiamo anche questa, la registrazione, fatto. Ecco, adesso il menu impostazioni è completo. In questo caso noi abbiamo la possibilità di poter accedere al registratore vocale, al cronometro e alla sveglia. Ecco, molto interessante perché è pratico e veloce.
Questo dovrebbe essere il posizionamento GPS, che comunque naturalmente lui non possiede il GPS. Il segnale GPS viene captato dallo smartphone via Bluetooth e qui possiamo anche impostare un allarme di emergenza, diciamo un allarme per situazioni di emergenza. Ma diamo un'occhiata alle watch face. Allora vedete, se io clicco sul display non cambia colore. Vediamo un po' che cosa abbiamo di interessante. Ecco qua, questa è la classica watch face stile Apple Watch, che ovviamente così è e così resta. Ci dà le meteo, ci dà la bussola, ci dà le attività fisiche e ci dà le attività sportive. Però vedete, questa sostanzialmente così è e così resta. Abbiamo questa watch face che, ecco qua, invece abbiamo due colori, tre colori. Qui abbiamo 1, 2, 3 e 4 colori. E devo dire che è abbastanza spiacevole constatare che questo smartwatch mi dà soltanto tre watch face. Guardate, sono solamente tre. A questo punto possiamo che andare a dare un'occhiata a quello che è tutto il menu delle impostazioni delle app di questo smartwatch. Allora abbiamo le attività, abbiamo detto sonno, frequenza cardiaca, questo dovrebbe corrispondere a un cardiogramma. Questo smartwatch presume di poterci anche misurare la pressione, ma poi lo testeremo in seguito. Ossigeno, quindi abbiamo visto le attività sportive, musica, e questo è il telefono. Qua abbiamo il tastierino numerico, l'SOS, quindi il numero di emergenza, registro chiamate, poi qui l'elenco dei contatti, qui abbiamo il gestore per il controllo remoto della fotocamera, le meteo, poi abbiamo le notifiche, nessuna notifica, registratore vocale, l'abbiamo visto, questo dovrebbe essere un lettore per ebook. Abbiamo il controllo vocale, la sveglia, esercizi per la respirazione, la calcolatrice, il timer, il cronometro, poi trova telefono, abbiamo poi la torcia, abbiamo il tema, che lasciamolo così, poi ciclo mestruale, poi calendario, abbiamo anche il calendario, beh comunque il calendario non è male, album fotografico, la posizione, che okay, GPS, poi addirittura qui abbiamo anche un termometro, poi ChatGPT, lingue e impostazioni. Va bene, direi che possiamo procedere con la nostra recensione e vediamo che cosa, quali altre sorprese ci riserva questo smartwatch. Allora, mi sono preso un attimo di pausa per quanto riguarda questa trattazione. Che cosa è successo nel frattempo, durante questa pausa? Per non stare lì a tediare, annoiare con l'installazione dell'app e quant'altro, ho fatto che installare l'app, l'ho scaricata, e l'app in questione è questa, si chiama M-Active Pro. Facciamo che attivare Bluetooth e GPS, controlliamo la connessione Bluetooth, come vedete la connessione Bluetooth c'è, facciamo che aprire la nostra app e teniamocela qui, e prima di procedere a esaminare la nostra app volevo ancora, ecco, dare un'occhiata insieme a quelle che sono un po' le impostazioni dello smartwatch. Qui abbiamo le notifiche, notifiche, ecco, questo qua praticamente ci dice che la notifica si illumina e la notifica vibra, quindi abbiamo vibrazione e segnale luminoso, probabilmente sarà sulla Dynamic Island, che adesso poi andremo a verificare. Archiviazione, vediamo cosa ci dice per quanto riguarda lo spazio di archiviazione. Non ci dà un valore numerico, ma ci fa vedere questo indicatore, e vedete qui sostanzialmente la memoria di archiviazione è libera. Qui spegnimento, qui riavvia, quindi andiamo avanti qua, non disturbare, luminosità. Allora, qui abbiamo una cosa interessante per quanto riguarda il discorso delle gesture. Qui la prima voce dice girare per silenziare le chiamate. In pratica, se noi dovremmo fare questo movimento col polso, quando arriva una telefonata sullo smartwatch, e noi col movimento del polso dovremmo silenziare la chiamata. La seconda serve per
silenziare la sveglia col movimento del polso. La terza invece dovremmo schioccare le dita per rispondere al telefono e questo è alquanto, ma è una cosa che poi verificheremo. Suono della chiamata, qui possiamo abbassare il volume della suoneria, qui invece possiamo alzare o abbassare il volume di brani musicali o quant'altro. Poi, per quanto concerne la suoneria, ecco, la suoneria dello smartwatch, qui abbiamo. Abbiamo 1, 2, 3, 4 suonerie oppure nessuna suoneria. Quindi dovesse arrivarci una chiamata sullo smartwatch, abbiamo delle suonerie autonome. Qui abbiamo le suonerie per quanto riguarda anche le notifiche. Vediamo un po'. Quindi in teoria se dovesse arrivarci una notifica, questo smartwatch suona. Per quanto riguarda la sveglia, anche qui è interessante, dovremmo avere anche la sveglia che suona, vediamo un po'. Ecco, praticamente è la stessa, sono le stesse suonerie del telefono, ok? Poi qui abbiamo la vibrazione, così la disabilitiamo e così abbiamo quella di default o quella forte. Vi posso garantire che è forte. Impostazioni ora, questa è una cosa interessante di questo smartwatch, noi abbiamo la possibilità di poter regolare l'ora in modo indipendente, come giusto che sia d'altronde. E questo è alquanto. Quindi, per quanto concerne questo smartwatch, sì, va bene, abbiamo sostanzialmente una vasta gamma di funzioni che sono in linea con la stragrande maggioranza di questi smartwatch in stile Apple Watch. Per quanto concerne le meteo, vedete. La schermata devo dire che è molto carina, non è male. E in questo momento stiamo ricevendo i dati meteo aggiornati proprio in tempo reale. Abbiamo la possibilità di poter dare uno sguardo ai giorni successivi. Poi, per quanto concerne la fotocamera, vediamo se questo smartwatch mi permette di gestire la fotocamera del telefono oppure no. Ecco, adesso io qua vedete. Allora, vediamo un po' se mi fa fare lo scatto. No, non gestisce la fotocamera nativa. Vediamo se mi gestisce invece la fotocamera interna della sua app. Ecco, sì, come pensavo, mi fa scattare le foto. Proviamo la registrazione vocale. Ciao ciao, sono Matteo. Sto facendo una prova di registrazione. Vediamo come si sente questa prova di registrazione. Beh, non è male, si sente anche bene. Ok, trova telefono. Funziona. Allora, per quanto riguarda l'app, diciamo che l'app è abbastanza, insomma, né bella né brutta. E mi ricorda un po' la Wear Fit Pro. Abbiamo un po' di pubblicità antipatica, però comunque. Diciamo che dovremmo riuscire qua a tenere sotto controllo i nostri parametri vitali. Questa parte qua è dedicata alle attività sportive con tracciamento GPS e questa è la parte che a noi ci interessa. Dunque, vediamo un po'. Allora, le notifiche, eccola qui. Consentiamo. Notifiche. Allora, no, notifiche chiamata. Questo dovrebbe essere a posto, vedete le autorizzazioni dovremmo avere tutte quante attive. Questo è il rilevamento cardiaco automatico, poi vediamo un po' promemoria per la salute, questo lo lasciamo così, trovo un orologio, vedete? Qui dovremo caricare i contatti della rubrica, vediamo un po'.
cosa, quanti ne possiamo caricare? Mi ha caricato 21 numeri. Per quanto riguarda il telefono, vedete, io adesso qua ho 21 contatti caricati e credo che ne avrei potuti caricare degli altri. Questo è molto interessante, perlomeno per quanto attiene questo smartwatch. Musica locale. Allora, qui in teoria avrei la possibilità di caricare dei brani musicali o dei file audio. Vediamo un po'. Io sto aggiungendo, vedete? Lo sta scaricando nello smartwatch. Ok, vediamo un po' se posso caricarne un altro. Quindi questo dimostra che l'app e lo smartwatch lavorano bene insieme. Adesso andiamo a vedere qua sull'app musica, modalità locale. Ecco, vedete? E qui posso scegliere se utilizzare anche delle cuffie Bluetooth direttamente dallo smartwatch. Allora, per quanto riguarda gli sfondi di menu, state bene a vedere cosa succede. Io adesso faccio questo e provo a caricare questo qua. Vediamo un po' cosa succede. Ecco qua. Proviamone un altro, Ne proviamo un altro. Ecco qua. Non è male. Anche questo non è affatto male. Questi qua dovrebbero modificare questo qui. Vi faccio vedere. Adesso voglio provare a cambiare e metterci questo sfondo qua. Attenzione. Andiamo a vedere. Vediamo se abbiamo qualche aggiornamento del firmware. Ah, qui mi dice che è l'ultima versione. Più là ci saranno degli altri aggiornamenti. Per quanto concerne invece le immagini, adesso io voglio fare una cosa, Voglio provare a scaricare un po' di immagini. E adesso andiamo a vedere se me le carica. Bene, me le ha caricate tutte. Vediamo un po' dove sono andate a finire queste immagini. Dovremmo avere qua una galleria delle immagini, delle foto. Ecco qua. Allora, vediamo se riusciamo a farci un quadrante per lo smartwatch. Dato che l'orario qui non si muove, è fisso, quindi dovrebbe... Bah. Ecco, farebbe così. Proviamone un'altra. Vedete, l'orologio si trova situato qua, non è possibile, non c'è verso, non c'è modo di poterlo spostare, però comunque bisogna dire che fa la sua bella figura. Queste sono le watch face che io ho a disposizione, ce ne sono veramente tante, guardate, ma veramente tante, moltissime a pagamento. Ecco, proviamo a installare questa. La classica watch face in stile Apple Watch, che non è brutta, però guardate, vedete, non va oltre. La watch face personalizzata non c'è più, è stata sostituita da questa qui. Direi che di watch face gratuite rispetto alla Wear Fit Pro ce n'è parecchio di più. Ecco, questo qua potrebbe essere anche carina. Proviamo questa watch face. Non male, devo dire, è bellina questa watch face, sì, decisamente bella. Proviamo ad installarci questa. Allora, qui abbiamo una watch face con conta secondi. E beh, questa qui già perlomeno mi piace. È bella, proprio bella. È un classico. Ci permette di accedere a diverse informazioni. Questa mi sta veramente piacendo, sì. Molto bella, sì, decisamente merita. Allora, proviamo a installare questa e poi proviamo anche le altre.
Il problema qual è? È che dato che questo smartwatch di sue ne ha solamente 3, quindi non ci resta che andarci a giocare dall'app. E anche questa qua, vedete, non è male, è molto bella anche questa, perché è completa, ci dà la possibilità di accedere a tutta una serie di dati. Molto bene, allora quest'app devo dire che mi sta piacendo perché alla fine mi sto rendendo conto che le watch face gratuite sono davvero tante. A parte pregi e difetti, a parte limiti e non limiti, vi faccio vedere che cosa è possibile fare ancora a proposito delle watch face di questo smartwatch. Allora, qui abbiamo tutto ciò che ci offre la nostra app, però abbiamo anche la possibilità di andare a crearci la nostra watch face personalizzata. Possiamo andare a sceglierci le nostre foto da caricare. Adesso, per esempio, io vado a scegliermi, ecco, una foto di questo tipo. Vediamo un po' se la posso rimpicciolire un po'. Carichiamo la nostra foto, però vedete, io posso inserire il quadrante orologio in due posizioni, sopra, sotto oppure niente. E in questo caso, con questa foto, l'unica posizione coerente è questa qui. Posso cambiare anche il colore, questa è già una cosa interessante. Sta caricando. Ecco qua. Veramente niente male, guardate che roba, ma veramente bella, bella bella. Ovviamente per avere degli sfondi del genere dobbiamo anche noi impegnarci e cercare tramite Google degli sfondi che possono poi ben adattarsi a questi smartwatch. E vi ripeto che qui non abbiamo un display AMOLED, ma diciamo un buon IPS che comunque vuole tentare di imitare il display AMOLED. O se al peggio se fosse un AMOLED, diciamo che sarebbe un AMOLED di orrenda qualità, però io non voglio credere che sia un AMOLED, ma voglio credere che sia un buon IPS. Continuiamo con la nostra app. Ecco, qui abbiamo ancora la possibilità di installare. Guardate, questa è veramente interessante. Mettiamo questa, mettiamo questa, mettiamo questa e mettiamo questa. Ho selezionato quattro foto, ma io voglio esagerare e inserisco pure questa. Usiamo queste 5 immagini. Ecco qua, forse è meglio rimpicciolire. Rimpiccioliamo anche qui. Anche questa meglio rimpicciolirla e la lasciamo in questo mo posizione. Anche qui credo che sarebbe un po' da rimpicciolire, magari anche da spostare. Vediamo un po' fin dove è possibile. E anche qua, queste qua sono le 5 foto che io ho scelto, selezionate. Adesso ovviamente dobbiamo andare a vedere dove sistemare l'orologio. Lo possiamo sistemare in basso, colore direi che lo possiamo anche lasciare bianco. E vi faccio vedere che cosa succede in questo momento. Guardate, con queste 5 immagini. Adesso installiamo il tutto. Ed ecco qua, ci ha messo un po' di tempo perché trattasi di 5 immagini. Questo è una watch face dinamica. Guardate, praticamente io ho la possibilità di cambiare la watch face, lo sfondo, semplicemente toccando con il dito sul display. Allora, nel mentre vi faccio vedere quante notifiche arrivano. Vedete, le notifiche ci sono tutte, ce n'è di tutti i colori, di tutti i tipi, chiamate, non chiamate. Adesso faccio che eliminare tutte le notifiche.
Adesso va. Ciao. Il servizio clienti Bari Mobile ti dà il benvenuto. Virus, siti pericolosi, malware, difenditi con Bari Protetti, il servizio che mette al sicuro la tua navigazione dai rischi del web. Il primo mese è gratis. Attivalo subito sull'app Bari. Per il credito residuo, digita 1. Per conoscere la tua offerta, digita 2. Per verificare soglie e consumi, o conoscere la data di rinnovo della tua offerta, digita 3. Per scoprire come ricaricare, digita 4. Per sospendere il numero in caso di furto o smarrimento, o per bloccare una sostituzione SIM che non ti risulta di avere richiesto, digita 5. Per altre richieste... Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video, probabilmente leggermente lungo, come spesso mi accade quando recensisco questi smartwatch, ma capite che se voglio farveli conoscere ovviamente devo anche soffermarmi su alcuni aspetti. Vi sarete accorti che in questo caso non mi sono soffermato sulle rilevazioni biometriche e non sono andato fuori a fare la passeggiata per testare il tracciamento GPS. E questo perché? Beh, per rispondere a questa domanda facciamo una cosa. Riassumiamo anzitutto quelli che sono i pro e quelli che sono gli aspetti magari non tanto pro. Allora, sicuramente il primo aspetto positivo è la bellezza e l'eleganza intrinseca di questo smartwatch. Davvero bello, al polso si indossa che è un piacere, la struttura è ben fatta, i colori sono armoniosi, non è troppo grande e neanche troppo piccolo, diciamo, quindi sta bene al polso di tutti, che siano maschietti o femminucce. Altro aspetto positivo interessante è che la connessione Bluetooth è veramente stabile, sia in chiamata sia anche per quanto riguarda il comparto multimediale. Altro aspetto interessante che ho apprezzato di questo smartwatch è che le notifiche arrivano sempre, e oltretutto questo smartwatch all'arrivo di una notifica suona, emette un suono che possiamo scegliere nella galleria dei suoni, possiamo cambiarlo, e la sveglia, anche la sveglia suona, possiamo scegliere diverse suonerie, esattamente come possiamo anche scegliere diverse suonerie per quanto riguarda l'arrivo di chiamate telefoniche. Quindi sotto questo aspetto questo smartwatch è promosso.
Abbiamo visto anche che le famose gesture, quelle di cui vi avevamo menzionati con Alessandro, questo smartwatch è dotato di tre tipi di gesture, quindi movimento col polso per silenziare una chiamata, movimento col polso per silenziare la sveglia e schiocco col dito per avviare una chiamata in arrivo. Bene, di questi tre gesture ne funzionano due, l'altra invece deve essere ben calibrata. Questo perché? Perché, come vi dicevo, questo smartwatch è nuovo, quindi anche il software è nuovo e anche il firmware relativo è nuovo, quindi ci sono delle cose ancora da aggiustare. Non ho fatto la passeggiata, non vi ho fatto vedere le misurazioni biometriche perché io le ho fatte offline, quindi le ho eseguite al di fuori della registrazione video e purtroppo c'è ancora qualcosa che non va, e quindi sotto questo aspetto questo smartwatch deve essere ben rivisto, aggiornato, e quindi bisognerà aspettare magari i prossimi aggiornamenti per vedere dei miglioramenti. Io credo e spero che arriveranno, perché comunque lo smartwatch di per sé funziona, va bene, non ci sono problemi su tutte le altre cose che io ho potuto testare e farvi vedere. E la cosa che veramente mi è tanto piaciuta di questo smartwatch sono le watch face. È vero che lui di default ne ha tre, e va bene, stendiamo su questo mezzo velo pietoso, però ragazzi, credetemi, sulla sua app è possibile scaricare una grande quantità di watch face gratuite, oltretutto, quindi non si pagano, e sono veramente una più bella dell'altra. Bene, per quanto riguarda questo W29 Pro, io mi fermo qui. Vi ringrazio tutti per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mettete mi piace e vi chiedo sempre di supportare questo canale, perché grazie al vostro aiuto, che tra l'altro è gratuito, riuscirò a portare sempre nuove recensioni e nuove cose che sono sicuro che apprezzerete. Bene, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!